Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un video veramente particolare perché mi è arrivato un pacco veramente particolare. Ecco qua, come leggete, proviene da Algra Editore, che è la casa editrice che mi ha pubblicato il libro, che ha pubblicato il mio libro. Quindi, queste sono il pacchetto che contiene le 5 copie gratuite che sono destinate a me, quindi le uniche copie che io ho e da contratto, e che insomma, mentre tutto il resto ovviamente verranno vendute. Comunque, questo è il video in cui appunto spacchetto questo meraviglioso pacchettino, e per la prima volta quindi potrete vedere dal vivo, diciamo, il libro e vedere la sua copertina. E questa sarà anche la prima volta per me in cui posso effettivamente toccare con mano il libro che ho scritto io, e ancora non ci credo, cioè mi è difficile anche dirlo, il libro che ho scritto io. Comunque, lo apriamo. Mi sono armata di forbici e vediamo come farò ad aprirlo, perché è praticamente un insieme di scotch. Vediamo se mi riesce. Considerate che questo pacco viene dalla Sicilia, quindi ha fatto diversa strada per arrivare fino a me. Eccolo qua. Già vedo qualcosa, ma non vedo niente, non capisco niente. Allora, se riesce a aprirlo, vedete. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Ora li rovino, per tagliare. No, no. Ok. Eccoli qua. Ecco qua, ragazzi, questo è il mio libro. Questo è il libro che ho scritto io. Cioè, io ho scritto un libro. What? Dio mio, è bellissimo. Oddio! Dio mio. Non avrei mai creduto che sarebbe arrivato questo giorno. È bellissimo. Cioè, guardate anche la copertina. È meravigliosa. Viaggio tra sogni di carta. Che emozione, ragazzi, che emozione. Ok. Ok, vi leggo la trama. Molto semplicemente, anche se è molto breve, in realtà, insomma... È veramente complicato quando l'editore ti chiede mandami 5 righe sulla trama, e in 5 righe devi riuscire a esprimere tutto quello che hai scritto per cercare anche di invogliare il lettore a comprare il libro. Comunque, Deborah è una giovane libraia che lotta con tutte le sue forze contro un'inarrestabile crisi economica. Ha un potere speciale, riesce a entrare all'interno delle storie che legge, catturata per qualche secondo nel mondo creato dagli autori. La sua permanenza all'interno delle letture, però, sembra durare sempre più a lungo, e Deborah ha paura di non riuscire più ad uscirne. Divisa tra problemi del negozio e del suo matrimonio, dovrà trovare la forza per risollevarsi e resistere. In realtà c'è molto di più oltre a questo, c'è anche un altro personaggio al quale sono molto 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 affezionata, che si chiama Grazia, ed è un personaggio, insomma, che mi... non so, è particolarmente importante per me, per il mio cuore, ed è un personaggio che in qualche maniera intreccerà le sue vicende con quelle di Deborah, anche se lei sarà vissuta oltre 50 anni prima. Ecco, questo è quanto. Bene, allora, il video in realtà è brevissimo, era soltanto lo spacchettamento del mio libro. Io... niente, oh mio Dio, sono confusa. Allora, domenica prossima voglio fare il video in cui vi parlo effettivamente della mia esperienza di scrittrice, perché durante questa settimana il libro dovrebbe finalmente essere in vendita anche in tutti gli store online, quindi su Amazon, su Feltrinelli, Mondadori, BS e così via. Perché per adesso lo potete trovare sul sito di Algra Editore, e vi lascio chiaramente il link sotto se volete andare a dare un'occhiata non soltanto al mio libro, insomma, ma a tutti gli autori che questa splendida casa editrice pubblica.
E niente, per l'appunto, quindi domenica prossima farò il video dedicato a tutto questo libro, quindi quando ho cominciato, diciamo, come ho scritto, come si scrive un libro, come si ricerca una casa editrice, come sono stata scelta, come ho trovato questa casa editrice, tutto il lavoro che c'è poi successivo, insomma, prima della pubblicazione del libro. E quindi se avete domande, ve lo chiedo anche oggi, lasciatemele qui sotto, qualunque curiosità voi abbiate riguardo, per l'appunto, la pubblicazione di un libro e la scrittura di un libro, perché chiaramente non posso insegnare niente a nessuno, ma questa sarà la mia esperienza, semplicemente. E niente ragazzi, grazie già fin da ora, perché in tanti mi avete scritto, mi avete fatto complimenti e sostenuta, e vi ringrazio veramente, perché è bello condividere un traguardo del genere, che per me è un traguardo meraviglioso, importantissimo, anche con tutti voi che comunque siete amanti dei libri e quindi sapete capire quale tesoro io stia stringendo tra le mani. E niente, quindi noi ci vediamo mercoledì con un video extra libri, e ovviamente domenica vi aspetto per parlare di questa meraviglia per me, per i miei occhi, e insomma di tutti i particolari, tutte le curiosità che avrete riguardo a questo. Io vi saluto, vi auguro un'ottima settimana, un bacione grande e alla prossima, ciao!